Buonasera, in qualità di delegato alle politiche agricole del Comune di Palagiano ho inteso organizzare questo incontro con le associazioni di categoria e la Confcommercio e un legale del Comune di Palagiano esperto in materia e il consulente del lavoro Francesco Carucci, nonché consigliere del Comune di Palagiano. Si è reso necessario questo incontro in quanto al comune sono venuti diversi agricoltori a chiedere notizie in merito all'articolo 62 che ha normato quello che sono le contrattazioni in materia di agroalimentare e quindi coinvolge anche quelle che sono le imprese agricole. Per cui mi è sembrato utile informare gli agricoltori in merito e quindi insomma sia il direttore della Coldiretti Francesco Carbone potrà illustrare meglio quelle che sono le problematiche che stanno oggi avendo gli agricoltori che sono un po' stanno avendo difficoltà per la vendita dei prodotti agricoli. E poi abbiamo la signora Matilde Contento in qualità di responsabile della Confcommercio, la dottoressa Paola Carucci, avvocato esperto in materia del lavoro, e il consulente del lavoro Francesco Carucci. Nella duplice veste di consulente del lavoro e di consigliere comunale, sia pure di minoranza, qualche settimana fa all'entrata in vigore dell'articolo 62 del decreto legge liberalizzazioni mi è venuto spontaneo informare la cittadinanza per il tramite dei siti internet locali, dato che Palagiano comunque è un comune che fonda l'economia prevalentemente o quasi totalmente sull'attività agricola. Ho chiesto subito la collaborazione del dottor Nardelli, che è un agronomo e quindi anche lui interessato sia dal punto di vista professionale che da quello amministrativo, dato che è il consigliere delegato all'apicoltura, e devo dire che ho subito riscontrato massima disponibilità per l'organizzazione dell'evento. Mi ritengo abbastanza soddisfatto di esserci riuscito insieme a lui e quanti hanno collaborato, e nel convegno mi occuperò della parte riguardante la forma scritta per i contratti e i termini di fatturazione. Approfondirò poi nel corso del convegno insomma ogni riflesso dal punto di vista giuridico ed economico. Ringrazio anche gli altri correlatori, mia sorella, l'avvocato Paola Carucci, la signora Matilde Contento, dirigente di Confcommercio categoria alimentaristi, e il dottor Carbone, direttore della Federazione Provinciale Coldiretti. Sono Paola Carucci, faccio l'avvocato nel comune di Palagiano. Nell'esercizio della mia professione ho avuto modo di approfondire la nuova normativa entrata in vigore il 24 ottobre per quanto riguarda il comparto agricolo e agroalimentare. Mi è parsa subito una importante novità da approfondire insieme a colleghi professionisti, e secondo me rappresenterà questa una rivoluzione nell'ambito del comparto agricolo e agroalimentare, perché darà una spinta alle imprese che subiscono la concorrenza e i poteri forti, perché prevede importanti novità. Intanto rappresenta l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e quindi regola anche dal punto di vista del comparto agricolo la contrattazione e il mercato.
Secondo me è l'occasione per porre fine all'abuso di posizione dominante e all'abuso di dipendenza economica delle nostre imprese, che le nostre imprese subiscono nell'ambito del mercato. E quindi mi sembrava doveroso affrontare questo problema con i cittadini di Palagiano, nel cui paese l'agricoltura rappresenta ancora tutt'oggi l'attività più praticata. Siamo onorati della presenza del direttore provinciale della Cordiletti, Franco Carbone, e della signora Matilde Contento, perché è importante approfondire questi temi con le associazioni di categoria. Spero che il mio apporto possa essere un apporto chiarificatore e, per quanto riguarda le pratiche di mercato più corrette, e al contempo uno strumento attraverso il quale difendersi dalle imprese più competitive del mercato. Buonasera, io ringrazio intanto per l'opportunità di partecipare a questo incontro, perché sicuramente è un incontro dove si mette insieme il mondo agricolo, quello dell'alimentare, e si dà informazione a una parte, insomma, di cittadinanza, in questo caso che fa impresa. Noi come Confcommercio ci siamo praticamente ritrovati a dover affrontare tutti i chiarimenti, tutte le problematiche riguardanti l'articolo 62, poiché l'obiettivo, che è appunto quello di disciplinare i contratti nella filiera del mondo agroalimentare, ha destato non poche perplessità. Sin dall'inizio, infatti, i problemi che si sono riscontrati sono proprio stati quelli dell'applicabilità della norma. In data 23 novembre, con l'approvazione, quindi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo, è stata fatta un po' di chiarezza su molti aspetti. È una norma che sicuramente porterà dei vantaggi. L'unico neo è il momento storico che stiamo vivendo, quindi la difficoltà comunque che stanno vivendo le aziende in questo periodo, e quindi si va ad aggravare ad altre sofferenze che ogni azienda sta vivendo. Soltanto questo, quindi la difficoltà di accesso al credito, e quindi che indubbiamente comporterà anche dei problemi sia negli investimenti sia a livello occupazionale. Nonostante tutto bisogna comunque affrontare e quindi andare avanti. Grazie. Sì, quale direttore della Cordiletti di Taranto credo che era opportuno essere presente, e di questo ringrazio l'amministrazione comunale, soprattutto l'assessore Nardelli, per l'invito e per l'opportunità che ci viene offerta di poter dare il nostro contributo al territorio, cercando di soprattutto spiegare ed illustrare una norma che per qualcuno probabilmente è un onere burocratico in più, ma ritengo invece di evidenziare soprattutto l'importanza a tutela della parte debole della filiera agroalimentare. Abbiamo sempre dichiarato che in questo, fino a poco tempo fa e fino ad oggi purtroppo, la parte debole della filiera è generalmente l'agricoltore e dall'altra parte il consumatore. Oggi sicuramente cerchiamo con questa legge di tutelare la parte debole, in quanto finalmente c'è un obbligo, ci sono delle norme che dettano delle regole ben precise. Adesso sta semplicemente agli agricoltori farle rispettare, anche perché fortunatamente queste sono delle poche norme in Italia che prevede anche dei meccanismi sanzionatori che possono favorire chi oggi è da un punto di vista debole rispetto soprattutto alla grande distribuzione organizzata. È chiaro che, come tutte le norme, in questo caso io le definisco anche rivoluzionarie, presenteranno sicuramente dei punti deboli, però credo che bene avere qualcosa di concreto che poi si può anche aggiustare e sistemare ed integrare con il tempo, che non avere niente. Quindi io ritengo che è una norma importante, e stasera cercheremo di dare il nostro contributo soprattutto in termini di chiarezza. Anche le nostre imprese agricole, e visto l'interesse che stava suscitando l'argomento e anche la confusione negli operatori agricoli, mi è sembrato utile organizzare questa serata insieme all'amico Francesco Carucci.
consulente del lavoro. Spero che la serata servirà a fare un po' di chiarezza sull'argomento, visti i relatori che abbiamo qui. Inizio dalla signora Matilde Contento, responsabile della Confcommercio, poi abbiamo l'avvocato Paola Carucci, quindi il consulente del lavoro Francesco Carucci, nonché consigliere comunale, e il direttore della Codiretti della Federazione di Taranto,